Andare continuamente in televisione per un prete, che senso ha? Scusa. Neanche vado continuamente in televisione. Deve... non va mai in televisione. No, devi guardare, no, devi guardare quando ci sono. Guarda quando ci sono. Cioè, in un contesto così macchiettistico, un prete che cavolo ci va a fare? Sono andato due volte. Dall'Avenier, dalle tette, le non scosce. Non andato né dall'Avenier, i drogati, non sono mai... cocainomani, gossip. Che un prete, allora, non drogati, cocainomani è una cosa, perché è il mio mestiere. Sì, ma non i drogati VIP. Ma quelli lì prendono... Vai drogati VIP. Quelli prendono centinaia di milioni quali di lire per fare gli scemi in televisione. No, dimmi, un prete dovrebbe esprimere un'altra concezione. Io l'esprimo vivendo, se mi conosci bene lo sai come vivo e cosa faccio. Ma i preti seri non vanno in TV a fare i cretini. Io non sono mai stato serio. Bene, forse sarà quello. Se siete voi, no? Meglio così. No? Si rilegga cosa dice il Papa della TV. No, il Papa ha detto delle cose molto interessanti, sulla soprattutto TV. Voi Tirua. Sulla TV, leggetelo voi. No, lo legga lei. Bene, l'ho già letto. Guarda che sono uno di quelli che legge e anche commenta. Hanno castigato molto i disvalori della TV, no? Certo. Grandi prelati. Ma anch'io. Però ci va in mezzo quasi a legittimarla, a giustificarla. Scusi se parlo così secco, ma io odio la TV. No, ma tu devi guardare. E odio le persone che dovrebbero essere serie che la legittimano. Allora devi guardare quando ci vado. Perché io ogni giorno parlo due volte nella televisione della CEI. Due volte al giorno. E nella televisione del... No, vado raramente, e quando ci vado so quello che faccio. A me non interessa che lei dica delle cose sensate, il problema è il contesto che manipola anche i contenuti migliori. Anche il contesto di Milano è un contesto, se io vado alla stazione centrale a 3 di notte certamente... Fa il suo dovere di prete. Ecco, allora faccio il mio dovere anche quando vado lì, so come vado e cosa dico. Ho capito. Ma vado raramente, molto raramente.